Benvenuti, grazie a tutti di essere venuti. Allora, prima di cominciare, quanti madrelingua italiana abbiamo qua? Alzino la mano. La domanda nasce spontanea, che cosa ci fai qui? Giusto? No, anzi, grazie di essere venuta per supporto. Ok. Quanti di voi alzino la mano quelli che si ritengono di livello avanzato in italiano? C1, C2, eccetera. Bene, bene, buono, buono. Intermedio, B1, B2, eccetera. B3. Ok. E chi è principiante o non parla proprio italiano? Ecco, ok. La domanda nasce spontanea. Che cavolo ci fate qui voi? Stessa domanda. Va bene, no. Ok. È tutto in italiano, se c'è qualcosa che non capite e che volete assolutamente sapere, alzate la mano e chiedete, d'accordo? Allora, ho due notizie, una bella e una brutta. Quella bella è che oggi guarderemo insieme, studieremo insieme 80 gesti, ognuno con un significato diverso. Quella cattiva invece è che purtroppo l'interazione che avrei voluto fare con voi per sapere lo stesso gesto che significati può avere nelle altre lingue, nelle altre culture, credo che non riusciamo a farla perché abbiamo talmente tanti gesti che non basterebbe il tempo, ok? Quindi anziché fare 50 gesti e chiedere a voi ogni volta nella vostra cultura lo stesso gesto che cosa significa, ho pensato di metterne dentro 80, farvene vedere il più possibile e rinunciare invece all'interazione. Spero che questo vi vada bene anche a voi. Allora, cominciamo. Oggi parliamo di, innanzitutto, chi sono. Questo la facciamo molto veloce perché non voglio togliere tempo ai gesti. Chi mi conosce, ciao. Chi non mi conosce, ciao, uguale. Stessa cosa. Allora, faremo una brevissima contestualizzazione pseudo-storica del perché si sono sviluppati così tanti gesti in Italia e perché noi italiani li usiamo in continuazione. Dopodiché vedremo questi 80 gesti, le suddivisioni assolutamente non scientifiche ma fatte da me. Quindi e le vedremo tutte le posizioni. Oh, questo qui è un workshop, non è una talk, quindi anche voi dovete fare i gesti. Chi non fa i gesti? Ok? Va bene? Ok. Alla fine ho qualche riferimento, risorsa per chi volesse approfondire l'argomento e se avanza il tempo ci guardiamo anche un bel video su YouTube. Ok, chi sono? Ciao, sono Stefano, sono nato e cresciuto a Milano e ho fatto studi linguistici, quindi liceo linguistico, poi all'università interpretazione e traduzione e lavoro come traduttore interprete da più di 15 anni. Da un paio d'anni faccio anche il tutor online per le lingue che vedete, finlandese, italiano, tedesco, inglese, mi piace tantissimo. E sempre dal 2017 sono anche su YouTube con un canale dove parlo in tante lingue di tante lingue. Se avete voglia di segnarvi il nome del canale mi fate un piacere e per il resto finito qua, basta. Su di me. Ah, se avete altre domande su di me, cosa faccio, eccetera, ci vediamo in corridoio, va bene? Contestualizzazione storica. Allora, Isabella Poggi è una ricercatrice dell'Università di Roma 3 che ha svolto degli studi su questo argomento, sull'argomento dei gesti, e ha individuato ben 250 gesti che hanno un significato ben preciso. Quindi gli 80 che vi faccio vedere oggi, che voi avete fatto, oh, in realtà sono un terzo di quelli che a quanto pare esistono veramente. Importantissimo da far notare la differenza fra i gesti che facciamo noi italiani quando parliamo e invece il linguaggio dei segni. Il linguaggio dei segni è una lingua a sé, come molti di voi sanno, e la grande differenza è che in un linguaggio dei segni c'è una sintassi, invece i gesti dell'italiano che vedremo oggi sono gesti individuali, utilizzabili individualmente, che non hanno una sintassi. Sì, si possono fare velocemente uno dopo l'altro per creare un messaggio, ma non esiste una vera e propria sintassi, non è un linguaggio dei segni, ok? Questa è la grande differenza. Dal punto di vista storico, sempre Isabella Poggi ha scoperto che ci sono due ipotesi sul perché noi italiani facciamo così tanti segni, gesti. La prima, la più accreditata, è che questi gesti si siano sviluppati come
comunicazione alternativa durante i vari periodi di occupazione, perché siamo stati occupati per tantissimo tempo, in particolare austriaca, francese e spagnola. Stiamo parlando, salute, del periodo che va dal XVI al XIX secolo, quindi in buona sostanza per non farsi capire dagli occupanti, ok? Questa è la più accreditata. La seconda ipotesi, secondo la seconda ipotesi, si sarebbero sviluppati soprattutto nelle città sovraffollate, in particolare Napoli, guarda caso, come mezzo per competere, per attirare l'attenzione. Immaginatevi una città sovraffollata con tantissimi italiani che parlano ad alta voce, per riuscire ad attirare l'attenzione degli altri si sarebbero sviluppati questi gesti. Non sappiamo quale delle due è quella vera, ma comunque esistono queste due ipotesi. Una cosa interessante è che sono stati rinvenuti proprio a Napoli, sempre guarda caso, degli antichi vasi greci su cui sono raffigurati dei gesti ancora oggi in uso, e quindi sempre Isabella Poggi ha concluso che probabilmente i gesti nel tempo cambiano meno delle parole, e questo mi è sembrata una cosa molto molto interessante. Arriviamo al dunque, cominciamo a parlare dei gesti. Allora, innanzitutto c'è una suddivisione importantissima, che se c'è una cosa che, se doveste andare via di qui e sapere una sola cosa, vorrei che fosse questa, e cioè che esistono i due categorie di gesti completamente diverse. Allora, i gesti personali sono quelli che sto facendo io adesso mentre vi sto spiegando queste cose, che non hanno nessun senso, non hanno nessun significato vero e proprio, sono semplicemente dei gesti che cambiano da persona a persona. C'è chi fa più così, c'è chi fa più così, c'è chi fa così, cioè, e ci sono anche quelli che non fanno tanti gesti, d'accordo? E questi a noi oggi non interessano. Ci interessano invece i gesti codificati, cioè che hanno un significato di solito unico, che può cambiare a seconda della mimica facciale, questo sì, ma che di solito hanno solo un significato, e che sono comprensibili praticamente da tutti gli italiani, quantomeno. ed è molto, molto interessante notare come, nonostante la suddivisione, storicamente l'Italia è stata suddivisa per tantissimo tempo in piccole città-stato, staterelli, con grossissime differenze che vediamo ancora oggi nei dialetti, anche a distanza di poche decine di chilometri i dialetti sono completamente diversi, eppure questi gesti vengono compresi praticamente dalla totalità della popolazione. Questo è incredibile. Allora, cominciamo a vedere, ulteriore suddivisione, sempre niente di scientifico, questa suddivisione me la sono inventata io, ok? Quindi ho deciso di presentarvi i gesti separandoli a seconda della posizione delle mani in cui vanno a crearsi, vanno a prodursi. Il primo gruppo è quello con una sola mano davanti a sé, così. La seconda è quando si usa tutto l'avambraccio o anche tutto il braccio. La terza, due mani o due braccia, dovrò mettere giù il microfono. La quarta, una delle più belle, è una o più mani che si avvicinano al volto o alla testa, e l'ultima, la più piccola, è una o più mani sul corpo, sulla zona del corpo. Cominciamo. Allora, voglio vedere le mani però, no, quello è il secondo, adesso vediamo. Il primo è sulle mani. So cosa state pensando, voi pensate che sia quello tipico, che tutti quanti sanno quello del che cos'è. Invece no, questo qui vuol dire pieno di gente, full of people, ok? Ieri sono stato a una festa. Non c'è bisogno di dire niente, questo vuol dire già c'era un sacco di gente, d'accordo? Ma se io dovessi muovere le dita così, allora sì, paura, hai avuto paura, te la sei fatta addosso, ok? E invece questo probabilmente lo conoscete perché è internazionale, sempre la mano è nella stessa posizione, ma fa questo movimento qui a indicare soldi, pagare, sei ricco, ok? Poi, stessa posizione, ma se facciamo questo movimento qua? Vai, non vedo tutte le mani, ai, ok, vuol dire da solo, da solo, rimasto da solo come uno stupido. Allora tu puoi dire, per esempio, sì,
Allora, io ti posso dire, per esempio, ieri sono stato a una festa, sempre la stessa festa, alle 10, a mezzanotte, ero lì da solo come uno stupido, ok? Mi hanno lasciato da solo i miei amici, ok? E poi c'è quella più conosciuta in assoluto, cioè questa. Allora, le dita non troppo tese, eh? Un pochino così morbide, un pochino... e questo indica qualsiasi domanda, può essere perché, chi, che cosa... Che cazzo! Ecco, bravissimo. Grazie per il contributo. Che a seconda dell'espressione facciale poi assume appunto questo tipo di significati, può essere più o meno aggressivo, ma non c'è niente di male a fare il gesto per dire quando è che cominciava il gathering? Ok, una domanda normalissima, non vuol dire niente di aggressivo, invece che cazzo vuoi, quello lì sì che da non confondersi con questo, ragazzi. Oh, questo era che cosa? E poi diventa così, eh? Allora, vedo molte persone che studiano italiano dire era buonissimo, ok, il mangiare era buono. Non si fa, buono è così. Ok? Ogni volta che c'è una sensazione organolettica positiva, che è una parola veramente, che vuol dire praticamente gusto, olfatto, no? Una cosa è buona da mangiare, senza accorgercene, noi italiani, senza accorgercene, facciamo così. Era buonissimo, ragazzi. Sì, sicuramente conoscete questo al bacio, no? Questo qui è famosissimo, no? Al bacio, una cosa molto buona. Però questo qui noi lo facciamo senza accorgercene, ok? Bene, continuiamo. Quello che ho fatto prima, stringi, arriva al sodo, arriva al dunque. Vuol dire dimmi subito le cose importanti, non parlare, non raccontare troppe cose inutili, arriva al dunque che mi interessa, arriva alla parte interessante, che è un po' diverso da questo. Forza? Tagliamo l'aria tutti quanti, ok? Che vuol dire taglia corto. Vuol dire semplicemente smetti, sbrigati, dobbiamo andare, pianta lì. Ok, poi abbiamo un dito così. Vuol dire magrissimo. Una persona molto magra, tipo me, per esempio. Io sono così, va bene? Se invece alziamo anche questo dito, diventa un insulto, diventa cornuto, che vuol dire il tuo partner ti tradisce. Non so bene perché, ma in Italia è uno degli insulti peggiori che si possa fare, è dire che il tuo partner ti tradisce, cornuto, di solito sono gli arbitri di calcio, non si sa perché. Bevo, eh? Ma vi giuro che è così, ragazzi, non sto scherzando. Allora, poi c'è uno dei più utili in assoluto, il dopo, più tardi. Un dito, gira, no, Albert, dall'altra parte, così, bravo. Questo vuol dire dopo, questo è utilissimo, utilizzato soprattutto con quello che segue, cioè ti chiamo al telefono, che è questo. Ok? Perché si può dire, quando non si può parlare, uno ti dice andiamo a mangiare, dopo lo vedremo, che è così, andiamo. E tu puoi rispondere, dopo, mi chiamo. Okay. Poi abbiamo vieni qui, si può fare in tantissimi modi, vieni qui, si può fare così, vieni qui, si può fare con un dito solo, brava. Poi si può fare anche così, mio papà fa così, non so perché, fa dall'alto verso il basso. Che è diverso dal vieni qui, quello sotto forma di ordine che si dà soprattutto ai bambini, e cioè così. Qui, cioè si indica praticamente il punto in cui il bambino in questione deve recarsi, deve venire qua, ok? Questo non si usa per dire, non so, un amico, dai, vieni qui, così no, si dice vieni, così. Ok, poi, grazie, ok, questo si usa moltissimo per strada, tra automobilisti o quando si attraversa la strada, se una macchina ci fa la grazia di fermarsi, si fa così, mano aperta, normalissima, grazie. Ci sono greci in sala? Mi confermate che invece in Grecia è leggerissimamente diverso il significato? Cioè tipo 5 anni di sfortuna, 5 anni di disgrazia a te e a tutta la tua famiglia? È così?
è un insulto molto grave, ecco, incredibile ragazzi, fantastico. Ok, quindi devo stare molto attento in Grecia se attraverso la strada, giusto? Va bene, grazie. Dopodiché c'è questo, raga, voglio vederlo. Ricevuto il messaggio, eh? Questo lo usiamo quando siamo un pochino alterati, un pochino arrabbiati, magari diciamo solo metà di quello che vogliamo dire e diciamo il resto l'hai capito già da solo, ok? Stai attento, hai capito? Sempre gesti con una mano sola, sono i più numerosi. Andiamocene, questo è bellissimo. Andiamo, questo è noi andiamo via, invece vai via è diverso. Che se fatto con questa faccia qui può voler dire dai, no, vai prima tu, poi vengo, ti raggiungo, vengo anch'io. Se invece fai, vuol dire vai via, vattene via, go away, ok? Dopodiché abbiamo il gesto per indicare a piedi camminare, dunque in macchina è così, che è ovvio, è abbastanza ovvio, invece a piedi è così. Allora io posso fare, andiamo a piedi, non prendiamo l'autobus, eccetera. Ok, poi rubare, sgraffignare, rubare, questo è, può anche voler dire sei un ladro, ok. E poi umma umma, under the table, un po' mafioso questo gesto qua, Vuol dire fare le cose fra di noi senza farlo sapere agli altri, di solito cose non tanto belle, up to no good, ok? E poi ci sono le corna in giù, questo qui è l'insulto, sei cornuto, questo qui invece è un gesto di scaramanzia, sapete cos'è la scaramanzia? È per allontanare la sfortuna, per scacciare via la sfortuna, si fanno le corna verso l'inferno praticamente, tiè, se uno dice, ah secondo me ti hanno rubato la macchina, ma tiè, ok? Cioè, speriamo di no, si fa così. Un altro importantissimo è questo, che mi hanno detto che ha un significato anche abbastanza, insomma, piuttosto diverso, questo qui. Ok, questo è importantissimo in Italia, si usa tantissimo, ragazzi. Questo vuol dire non c'è, è finito, non funziona. Per esempio, perché sei venuto a piedi? La macchina. La macchina non funziona, giuro, cioè... Si fa così. Ma abbiamo ancora caffè? Una cosa terribile quando finisce il caffè. Non so per voi, per me è così. E poi c'è il cambiamento totale, questo è bellissimo. Allora, per dire per esempio... Ah, conosci Davide? Per esempio. Dico Davide, ma non intendo nessuno dei presenti. Conosci Davide? Sì. È cambiato da così... a così, è cambiato completamente, è una persona nuova, ok? Ogni volta che qualcosa cambia radicalmente, si fa questo gesto qui, si può farlo mentre lo si dice, ma anche se sto zitto, un italiano capisce che questa persona o questa cosa è cambiata completamente. Poi c'è questo che forse tutti conoscono, che è più o meno, così, più o meno, parli italiano, insomma. Così. Non mi riferisco a nessuno dei presenti, è evidente. Ok, invece, attenzione, questo è più o meno, invece questo, vai via, può essere una cosa abbastanza brutta, vai via, mi stai dando fastidio, vai via, oppure anche lascia perdere, non importa, che te ne frega, cioè, non è così importante, no? Lascia perdere, ma fregatene. E poi questo è importantissimo, oh, calma, vai piano. Se vedi che qualcuno è un po' agitato, dice dai, andiamo all'aeroporto 8 ore prima del volo. E tu dici no. Calma, 2 ore bastano, ok? Attenzione a questa. Ragazzi, ve la faccio pagare. Se non fate i gesti con me, ve la faccio pagare. Questo qui è mi vendicherò. Che forse si può dire che sia il corrispettivo di questo... in America, non so, adesso non so neanche farlo, cioè ti tengo d'occhio, attenzione, guarda che me la paghi, ok? Attenzione, così. E poi abbiamo fumare, io non fumo, però non ho mai visto nessuno chiedere una sigaretta senza fare il gesto della sigaretta, ok? Oh, hai una siga? Ok, hai una sigaretta? E poi questa qui è bellissima,
Le dita. Questo qui è mangiare pasta, cioè deve essere pasta, se no non vale. Meglio se spaghetti, perché ovviamente si mangiano così, no? Quindi questo è proprio un gesto per mangiare pasta. Ed, capisci? Cosa? Infatti, però, lo so, però, si usa lo stesso per la pasta. C'è un piccolo... hai ragione, bravo. Ok. Cominciamo, adesso scaldiamo anche il braccio. Ok, raga, pronti? Tanto tempo fa, ma tanto, Morbido il braccio, bravi! Ottimo! Morbido, Morbido. Se invece andiamo a irrigidire il braccio, diventa... Se... Buonanotte! Non succederà mai, è troppo tardi ormai. Not gonna happen. This is not gonna happen. Ok, tanto tempo fa, not gonna happen. Se, sempre dalla stessa posizione, andiamo a fare un movimento circolare. Se ti raccontassi, ragazzi, che roba! Ho visto una cosa bellissima, sì, questo dipende dalla mimica facciale, Questo è se ti raccontassi, invece questo è andiamo bene, ragazzi, siamo messi male. Ok? È successo qualcosa di brutto? No, siamo messi proprio male. Ok. E poi sempre in questa posizione qui, così vedete quanto piccole differenze facciano in realtà grosse differenze di significato, il ma sì nel senso di ma chi se ne frega, dai, fa niente, così. Ma sì. Stiamo lanciando dietro le spalle qualcosa che non ci piace, lo lanciamo dietro le spalle, così non lo vediamo più. Chi se ne frega, lo dimentichiamo. Ma sì, mamma. E poi c'è questo. Guarda che le prendi. Anche questo si fa molto ai bambini. Vieni qui, guarda che le prendi. Io mi chiedo, ma perché un bambino dovrebbe venire se sa che poi le prende? Ma scusa, io non andrei, comunque. Vabbè. Le prendi sono le botte, Le botte sono una cosa che fa male, fisicamente, dolore fisico. Poi c'è questa che penso sia abbastanza internazionale, anche Sven ha detto che in Norvegia si fa. Vuol dire, dai, e poi, racconta, continua a raccontare. Se qualcuno sta raccontando qualcosa di interessante, a un certo punto si ferma, non si sa perché, dice, dai, raccontami, dai, continua a raccontare, poi. E poi questo forse è il più difficile in assoluto, attenzione. Perfetto, si fa così. Ci vuole una coordinazione... pazzesca, ok? Si va come a prendere qualcosa nell'aria e poi... perfetto. Si può fare anche doppio, aspetta. Uno dei più difficili, ho visto dei perfetto fatti un po' strani. Ok, poi se faccio così, una persona bassa, ok? Quindi torniamo a Davide, non so perché mi ho preso Davide, se c'è qualche Davide chiedo scusa. Hai presente Davidino, quello basso, ok? Quello basso è? Marco. Ok, e poi c'è questa qui che i miei amici già conoscono. Ma guarda quello, guarda che cosa ha fatto quello lì, ma si può, non è possibile, Che se fossimo a Roma sarebbe, anvedi quello, giusto? Anvedi si dice a Roma, ma guarda quello che cosa ha fatto, si usa molto per strada tra automobilisti. Senza dire niente sempre, E poi c'è il ma vaffan bagno o vai a quel paese, detto anche vaffanculo, che è, che è questo qui. Okay. Se qualcuno vi fa così, non vi sta dicendo niente di bello, vi sta mandando decisamente a quel paese, ok? La cosa bella è che appunto non c'è bisogno di dire l'insulto, basta fare il gesto e l'insulto arriva tranquillamente. E infine, sempre con l'avambraccio, abbiamo un po' questo e un po' quello. Bravissimi! È un peccato che la telecamera becchi solo me e non voi, perché il vero spettacolo siete voi in questo momento. Allora, studi o lavori? Un po' questo e un po' quello, tutte e due, un po' studio e un po' lavoro. Guarda, io mentre lo dico mi viene spontaneo, non riesco neanche a trattenermi. Vediamo quanto tempo abbiamo ancora. Ok, ce la facciamo raga, ce la facciamo. Due mani e due braccia, ok. Adesso qua non so cosa fare con il microfono, provo a fare i miracoli.
Che servizio. Allora, il primo è questo. Un applauso per Cesco! Allora, ragazzi, è tardi, è ora. Questo si fa sia che si abbia l'orologio, sia che no. Si fa comunque così. Io, se non avessi l'orologio, farei comunque. È tardi, andiamo. E l'altro fa dopo. Okay. Cambiare e sostituire, questa qui è importantissimo. Ho visto tantissimi italiani farlo a stranieri che però dicono: che cavolo stai dicendo? Guarda, questo partito. Che è questo, cambiare. Si usa nel calcio, non so se chi segue il calcio di voi, si usa sostituzione, quando un giocatore esce e entra l'altro, si fa questo gesto qui. Noi lo usiamo tutti i giorni per dire cambiare qualcosa. Ah, bisogna cambiare, ok? Quei due lì stanno insieme, quei due lì, E forse magari anche umma, under the table anche un po', quei due lì se la intendono e fanno anche qualcosa che non si dovrebbe. E poi, questa è una delle più importanti, seconda versione. Bravissimi. Questa è, ma com'è possibile? Non è possibile, ok? I cannot believe it, ok? Come cavolo è possibile? Versus ti prego invece si fa così, ti prego è quasi sempre attaccata al cuore, d'accordo? Abbiamo le due mani attaccate al cuore, invece questo è, ma come cavolo è possibile, d'accordo? E poi, non so. Oppure anche solo spallucce, fare spallucce così. Però se uno è molto, se fa molti gesti come me, io non c'entro, anche questo nel calcio si vede tantissimo. Ogni volta che un italiano fa un fallo, non ho fatto niente, le mie mani erano qui in alto, quindi non ho toccato nessuno, non ho fatto niente. Questo, io non c'entro, io non so. Cioè, tu dici che solo in Italia? No, però questo si usa tantissimo. Penso che questo sia internazionale, poi chiederemo eventualmente al pubblico. Dopodiché, grassottello, abbiamo visto come si indica una persona molto, molto magra. Una persona grassa si fa così. Così è sparare. Aspetta, hai ragione. Grande. Meno male che ci sono altri madrelingua italiana, perché mi ricordano che se faccio troppo così vuol dire proprio andare in bagno. Invece non bisogna andare giù, bisogna rimanere su e fare un po' così. Questo è più grassottello. Quindi Davidino, quello basso e magro, oppure quello grasso? Ok. Doppia calma, quando una mano sola per dire calma non basta, se ne usano due. Calma. E poi, importantissimo anche questo, basta. Bene. Poi abbiamo smammare. Smammare vuol dire tagliare la corda, andare via. Bravissimi. Attenzione a non confondere questo con questo, perché questo vuol dire ancora vaffanculo, quindi cioè, da stare veramente molto attenti. Questo qui è sempre volgare, è un insulto, invece questo è semplicemente andiamo via velocemente anche. C'è qualcuno che sta facendo un video che può venire qui a fare il video del pubblico, che sarebbe fantastico? Effettivamente. Poi abbiamo il tiè, volgare, sempre l'insulto che abbiamo detto prima. Esatto, si deve sentire, ragazzi, si deve sentire il colpo. E poi sempre sul volgare, questo può voler dire ti faccio un culo così, cioè ti faccio un mazzo così, cioè ti picchio talmente tanto, ti colpisco talmente forte che il tuo deretano diventa grosso così. Okay. Deretano è un termine un po' tecnico, Sì, insomma. Il tuo fondoschiena, il tuo culo, praticamente. Ok, ti faccio un mazzo così. Oppure vuol dire anche io mi sono fatto un mazzo così per studiare, per esempio, che ne so, finlandese, quelle cose lì. Ok, cioè praticamente ich hab mir den Arsch aufgerissen in tedesco. Ok. E poi time out, questo internazionale. Time out, pausa. Ok? Grazie. Grazie Cesco, un applauso. Siamo alla mia parte preferita. I gesti con le mani sul volto. Volto è un'altra parola per dire faccia.
Allora, abbiamo pazzo fronte e pazzo tempia. Pazzo fronte è così. Are you crazy? Sei pazzo? Ma che sei pazzo? Oppure alla tempia. Sei pazzo, questo lo conoscono tutti, ok? Sei pazzo. Tempia, eh? Non fronte, tempia. Qui, brava, esatto. Poi c'è questo, quando abbiamo dimenticato qualcosa. Non serve dire, ah, ho dimenticato, basta fare così. È bellissimo sentire il rumore. Di tutte. Bellissimo. E poi sempre in questa posizione abbiamo che sollievo, a meno male. Spesso, bravissimi, spesso accompagnato da questo che non si sarebbe. Poi anche magari se vuoi anche così, se era tanto il sudore. E poi attenzione, questo ha, so che ha diversi significati in altre culture. Questo in italiano indica fai attenzione, stai attento. Infatti noi spesso diciamo, forse più al nord che al sud, diciamo occhio. Per dire attento, diciamo occhio, occhio. Occhio che arriva una macchina, occhio che arriva una macchina, anziché stai attento che sta arrivando una macchina. E quindi occhio, ok? Attenzione, fai attenzione. E poi abbiamo questo. Non ho sentito. Rifacciamo, rifacciamo. Che vuol dire, ah, sei furbo, you're smart, you're sneaky. Ok, che furbo quello lì, ok? Bene, e poi invece, attenzione alla differenza tra mm-hmm e, questo lo capiscono tutti, è pianto, bisogna fare la faccia triste però, eh? Triste, pianto, piango, che cosa triste che mi hai detto. Poi c'è una bella, sempre una bella differenza fra questo, che è buono da mangiare, buono, grazie per il Se lo faccio qui invece vuol dire fuori di testa, svitato, è come se avessimo preso un cacciavite e stessimo svitando le viti del cervello, e vuol dire sei scemo, sei... quello lì è scemo, invece qui vuol dire buono, ok? Benissimo, poi uno dei miei preferiti in assoluto, figo, quando una cosa è veramente figa, è cool. Bravissimi. Bello, figata, a Milano diciamo figata, vuol dire una cosa bellissima, è una figata. E invece questo, che probabilmente avete già visto nei film tipo Il Padrino e simili, non mi interessa, non me ne frega niente, chi se ne frega, non mi interessa, non mi tocca. Chissà perché si fa così, non lo sappiamo. E poi abbiamo questo. Anche uno solo, anche uno solo, anche si può fare due, si può fare singolo, sì sì, sì sì. Io lo faccio sempre singolo. Dopodiché abbiamo, ma sei fuori? Again, are you crazy? Un altro modo per dire sei matto, ma sei fuori? E questo dipende dalla mimica facciale, dall'espressione della faccia, perché se faccio così è, ma sei fuori? Se invece faccio così, che puzza! Ok? Che cattivo odore, questo è così, ma sei fuori? Ok. Poi abbiamo mannaggia a te, questo è bellissimo. Allora, mannaggia a te vuol dire, sì, si usa soprattutto a Roma, ma si fa così, guardate. Ci si morde la mano, ci si morde la mano perché è come un modo per dire ho la mano in bocca, quindi non posso usarla per picchiarti, ok? Cioè, mannaggia te, se ti prendessi ti picchierei, ma siccome ho la mano in bocca non posso picchiarti, quindi se ti prendessi ti picchierei. Dopodiché abbiamo una serie di gesti che indicano il bere. Allora, il bere generico è questo. Che può essere acqua, anche birra, così genericamente bere, ok? Poi abbiamo questo, che indica vino o superalcolici. Di solito per ubriacarsi anche, abbastanza. Andiamo a bere, andiamo a bere. E poi c'è questo qua, che non può che essere il caffè, perché i nostri caffè sono molto piccoli, la tazza si può tenere con solo due dita e quindi noi facciamo così. Allora, dopo andiamo a bere un caffè e l'altro. Calma, non ancora, ok. E poi c'è mangiare qualcosa in senso generico, che è così. Mettere roba in bocca, praticamente. Attenzione, non pasta di solito, la pasta è così. O gli spaghetti, come dici.
Poi abbiamo quando si ha troppo da fare, quando si ha tantissimo da fare, se ne ha fin sopra la testa, si dice. Quindi si tira una riga così sopra la testa, vuol dire sono proprio fino a qui, pieno di lavoro fino a qui. Oppure tiratissimo con la deadline, c'è una deadline tipo domani devo consegnare una traduzione di 60 pagine, questo è autobiografico. E praticamente abbiamo l'acqua che arriva fino a qui, allora per respirare stiamo così con il mento, quindi abbiamo l'acqua che ci arriva fino a qui, tiratissimo. Ultima slide, ragazzi, gesti con le mani sul corpo. Vi ricordate questo? Sei pazzo. Eh? Questo qui invece è non lo sopporto, I can't stand him, ok? I can't stand this. Perché si fa così? Perché... Esatto, perché non mi va giù. È come una cosa che hai ingoiato, ti è rimasta qui e tu cerchi di farla andare giù, ok? Questo non mi va proprio giù, quello lì... non lo sopporto. Questo è bellissimo. Mangiare, ok? Questo è mangiare, che è diverso da questo. Questo qui indica un po' di più la fame, il fatto di avere fame. Oh! Ho fame, andiamo. Probabilmente ha... Poi, mani sul cuore, così. Mamma mia, che spavento. Questo è abbastanza intuitivo. Poi c'è questa. Io? Cosa ho fatto io? Non ho fatto niente di male. Io? E tu, questo è ovvio, ma la cosa divertente è che noi si fa così. Noi. Andiamo. Le combinazioni sono infinite, ragazzi. Dopodiché, ultima. Quando qualcuno dice una cosa che vorrebbe essere divertente ma non lo è, allora questo forse non lo fanno tutti gli italiani, ma almeno nella mia zona si fa così. Ci si fa il solletico da soli, come dire ah, aspetta che rido, ah, così. Perché... perché non faceva ridere. Ok ragazzi, per chi volesse approfondire, si può, il lavoro di Isabella Poggi è disponibile online, almeno in parte. Io ho trovato questo paper, Towards the Alphabet and the Lexicon of Gesture, Gaze and Touch. Ma se voi cercate Isabella Poggi Gestures su Google, trovate tutto in inglese. Quindi anche chi non dovesse capire tanto l'italiano, non so come ha fatto oggi, ma può, ecco... approfondire l'argomento. Altrimenti ci sono un paio di articoli, quello lì, il primo è un paper, quindi è un pochino scientifico. Invece ci sono un paio di articoli molto belli sul New York Times e sul Guardian. Anche lì vi suggerirei semplicemente di ignorare il link perché non potete copiarlo, eccetera, ma di googolare, ragazzi, un verbo, googolare Isabella Poggi gestures e poi non so, Guardian o New York Times, quello che volete. Adesso, siccome c'è ancora tempo, voglio farvi vedere un video su YouTube. Si ringrazia in anticipo il consolato statunitense di Milano per questo bellissimo contributo. Allora, vediamo se riesco. Questo qui dovrebbe essere Cela Obrazovka. Ok. Pronti? Some good wine, and I've got enough of this, I gotta change my life. Finally to the cops, that's it. You've gotta learn, you gotta good teach me. Finally came up there, I run the phone, that's it. I'm a meeting now, gotta speak in time, I just don't have. Teacher, SOS, I need your help, I wanna learn to talk with my aunt. I am hungry, you were crazy, this is perfect time to go. There is nothing, I don't care. Thank you.
study hard. I learned to move my hands, and this is just a start. Peter SOS, I need your help. I wanna learn to talk with my hands. I am hungry, you are crazy. This is perfect time to go. There is nothing I don't care. Full of people, bodies dead. Have some water, drink some wine. Get a coffee, take your time. This and that, so and so. What do you want? You must go. I am hungry, you are crazy. This is perfect time to go. There is nothing I don't care. Full of people, bodies dead. Have some water, drink some wine. No! I am hungry. I am hungry. You are crazy. You are crazy. This is perfect. This is perfect. Time to go. Addirittura domande sui gesti in campo. Grazie. Allora, what are the gestures? What are the gestures that foreigners tend to use wrongly or misunderstand? Like I said during the presentation, if this was a presentation, I don't know. it's obviously this one. Okay? Foreigners tend to use this out of context, or when they say something was really delicious, they tend to say, very good, okay? And this is the most wrongly used gesture. Ti sei mai messo in una situazione veramente imbarazzante all'estero utilizzando dei gesti che hanno un significato diverso in altri paesi? Wow, che bella domanda, ragazzi. Non che io sappia, questo è il problema. Sono stato in Grecia, non mi ricordo se ho fatto così ai greci, spero di no. In quel caso deve essere quello. Probabilmente sì, sono stato in Grecia e sicuramente ho fatto così a qualcuno, quindi deve essere stata quella, però non me ne sono accorto, quindi. E poi abbiamo, was there a gesture your grandparents used often? Let me think about it. Probably this one. And then? Grazie ragazzi, ho finito.